Buona domenica ragazzi, ben trovati, buon divertimento a tutti in anticipo. Aspetta che mi devo mettere il microfono perché sennò qua non mi sentite. Buona domenica di nuovo, abbiamo diverse cose da fare, eh? Abbiamo diverse cose, c'è pieno divertimento come al solito. La domenica pomeriggio siamo tutti un po' presi dal relax, dal riposo. Oggi ci confiniamo con uno dei mostri sacri della rasatura tradizionale che in questi ultimi anni, direi in questo ultimo decennio addirittura, ha tracciato un po' le fila degli hard soap italiani. Sto parlando naturalmente, direi, di Saponificio Varesino. Saponificio Varesino, che diciamo è un vanto italiano per quanto riguarda gli hard soap. Sappiamo benissimo che gli hard soap ad essere maestri sono gli inglesi, perché hanno con la loro tripla pressatura del sapone hanno questa caratteristica che si distingue da qualsiasi altro sapone a livello mondiale. Ebbene, Saponificio Varesino è sempre stata una risposta italiana, anche abbastanza tradizionalista, perché è un saponificio abbastanza antico, diciamo, e che offre una varietà di prodotti, non solamente a livello di hard soap, ma anche altri tipi di sapone. In questo caso abbiamo il mirto di Sardegna, che io ho già messo leggermente a bagno. L'ho messo in una confezione a parte perché quella è il refill, era la confezione del refill, quindi l'ho messo in confezione a parte con dell'acqua calda a maturare. E quello degli hard soap è una cosa un po' particolare, perché insomma non lascia un aspetto molto pulito. Bisognerebbe risciacquare la confezione, ma si andrebbe a togliere tutto quello che è l'essenza poi del sapone. Un peccato sotto quell'aspetto, perché comunque è un sapone di altissimo livello. Però diciamo che negli hard soap in generale, quando li si apre nuovamente dopo diverso tempo, non è che abbiano un aspetto eccellente. In effetti io preferisco un po' le creme, ma credo anche voi, perché a livello igienico magari è anche meglio da vedere, no? Di un hard soap. Seppure si risciacqui comunque, perché in ogni caso il risciacquo dell'hard soap non guasta. Allora, vediamo di fare un premontaggio di Saponificio Varesino. Aspetta, perché mi sta uscendo un po' di soap opera. Allora, qui abbiamo un tasso misto sintetico. Intanto sto facendo un premontaggio per andare a prelevare dalla superficie il saponificio Varesino. Allora, teoricamente andrebbe anche bene così, il prelevamento che ho fatto. Sciacquo la confezione esternamente, vedete, all'interno rimane così, ma poi quando si secca non ha un bellissimo aspetto da rivedere. Allora, fatto questo, posso andare o in viso oppure vado a fare un secondo passaggio nella ciotola e vado a lavorarmi il prelevamento in modo da avere una crema soffice poi da mettere in viso, anche perché comunque si va a ossigenare il sapone.
Ok. Beh, il profumo di mirto di Sardegna ha il suo perché, ragazzi. Allora, lasciamolo riposare un attimo, questo Frankenshaving. Famolo riposare. Tra l'altro questo è un sapone che ho da diversi anni, però l'hard soap non è un qualcosa che va male, insomma. Si può tenere. Tanto non è che uno lo deve rivendere, certo che se lo rivendi dopo 8 anni, chiaramente. Allora, qui abbiamo un Edwin Jagger Short Handle. Short Handle che io amo. Cosa significa Short Handle? Ha il manico corto, in poche parole. Quindi manico corto, per uno che ha le mani come le mie, dei badili, diciamo che è veramente d'eccellenza, insomma. Allora, Astraverdi. Astraverdi è tanta roba. Astra ha un rapporto qualità-prezzo eccellente. Direi che è una lama che lascia poco spazio al resto della concorrenza, perché comunque costa poco ed è una lama che va bene su tutti i rasoi. Eccolo qua lo short handle. Vedete, talmente corto che persino nella mia mano, vedete, ci sta proprio a pelo su una mano, eh? Vedete le mani, le dita prensili. Te capì? Vedete, molto molto piccolo e short. Short, ma evita il toccarsi con la clavicola, eventualmente abbiate dei movimenti molto ampi sul viso, e quindi praticamente vi permette di lavorare con la sola mano, con la sola lama sul viso, perché state coprendo praticamente tutto il manico con la vostra mano, non dà fastidio. Guardate che manazza e guardate che rasoietto. Allora, detto questo, io andrei a farmi il caffè, perché comunque ci vuole il sapone, l'abbiamo montato, il rasoio lo abbiamo armato, fatemi fare sto caffè, insomma. Caffè! Caffè che vuole essere sempre il Gimoca, adesso che mi viene in mente, però insomma. Arriverà anche alla fine sto Gimoca, no? Non è che uno lo deve utilizzare per tutto il tempo. Un chilo, quindi un chilo, bene o male, un paio di settimane, to, 2 o 3 settimane, dura un chilo di caffè. Mirto di Sardegna, ragazzi. Questa è una confezione a parte, non è quella del refill, perché il refill è solo la scatola di cartone e basta. Dentro c'è un avvolgimento in plastica, un contenitore di plastica dove dentro c'è il sapone. Tanto poi ci sono le ciotole, comunque il saponificio Varesino. Ci sono gli amanti che utilizzano esclusivamente saponificio Varesino e non fanno male, perché comunque vorrei essere anch'io, se non fossi stato comunque un collezionista, chiamiamo così, di saponi, beato chi in casa non c'ha niente e c'è solo saponificio Varesino. Così almeno si risparmia spazio e non deve tenere altra roba. Qui, intanto che io parlavo, il caffè continuava a scendere e mi è venuto una sorta di cappuccino, eh? Che adesso bevo, perché tra l'altro lo so che storcerete il naso, però a me piace così schifosamente lungo. Aspetta, vediamo se sotto. Ah, no, sì, il caffè schifosamente lungo è un americano, direi italianizzato, questo. Ah,
Buono però, mi piace così in queste fattezze così paesane, chiamiamo così, il caffè americano paesano. Te, adesso io, sai cosa faccio? Qua cosa c'è? Qui sembra che ci sia un pelo già incarnito, eh? Mi sembra, eh? Ma cosa è della settimana scorsa? È strano che venga fuori solo adesso, però. Vabbè, capita. Buono sto caffè, però. Allora. Io direi di mettermi al lavoro con il montaggio. Però magari mi tengo il microfono un po' a distanza. Intanto che monto il sapone, ci vorrebbe un microfono volante. Ce l'ho, ho preso il coso, la giraffa che mi regola la distanza del microfono, devo solo montarlo perché così almeno si sentono un po' i suoni. Questo è il suono del saponificio varesino, quindi. Sì, beh, ho fatto un po' un macello, te, così è un po' meglio, eh? Adesso che però mi rado, posso appoggiare il microfono. Devo mettere il giraffino, perché altrimenti non riesco a lavorare molto bene. Solo che ci vuole più tempo per montare l'attrezzatura. Allora, vado con la confinatura a questo punto con Edwin Jagger, Short Handle, Astra Verde e saponificio Varesino, Mirto di Sardegna. Direi che il saponificio Varesino rimane abbastanza incollato alle superfici.
Bene. Beh, se rimane incollato è tutta protezione per il viso poi alla fine, no? Vediamo. Lo short handle è veramente comodo per lavorare in spazi stretti, come può essere quello della rifinitura della barba. Allora, vediamo anche la parte più in alto del viso. Mirto di Sardegna, ragazzi. Che ricordi, però. Chi di voi abita in Sardegna sa benissimo che cosa significa abitare in Sardegna, naturalmente. Che non è come andare in vacanza, attenzione, è diverso. Perché la vacanza è una cosa, la vita è un'altra. Allora, short handle, quindi confine piuttosto netto. Bene, io direi che così va benissimo. Va benissimo, ragazzi. Io passo uno shampoo. Intanto ho risciacquato short handle. Metto a bagno anche il pennello. Lavori in serie. In questo modo c'è una procedura che io rispetto. Anche i peli nel lavandino, intanto che risciacquo la ciotola e il pennello, naturalmente vado con la stessa acqua a risciacquare i peli. Te capì? Fatelo anche voi, risparmiate acqua, ma soprattutto è per l'ambiente. Adesso sta scorrendo l'acqua, ma è gelata, quindi... Allora, vado a bagnarmi il viso per farmi lo shampoo.
Ed eccomi qui, ragazzi. The seven potions shampoo barba. Idratante, molto idratante. Seven potions. Così vado a massaggiare. Bello profumato. Cedro, cuoio. Confinatura con questi prodotti è eccellente, ragazzi, eh? Ma soprattutto perché si riscopre il piacere di un qualcosa che non si usava più da molto tempo, la cura di se stessi. Se no uno dice: ma perché ci metti così tanto tempo per quattro peli? Ma non sono quattro peli, ragazzi, è come non prendersi cura dei capelli, eh? Non sono quattro peli. Eccomi qui. Bene, ragazzi. Una bella asciugatura. Allora, vediamo un po' la rassegna di quello che abbiamo utilizzato, eh? Ma soprattutto andrei a pettinare un po' la barba e a mettere un po' d'olio, olio un po' d'olio, the seven potions.
Lo so che andrebbe riscaldato nei polpastrelli, ma io cerco di essere anche un po' risparmioso di tempo, perché capisco che dall'altra parte non è che siano lì ad aspettare il tempo del riscaldamento e tutto il resto. Già diciamo che per la confinatura il tempo va via, eh. Allora, non male, ragazzi. Ma che roba? Un bel trattamento questo, eh? Sigrus. Diciamo che se uno vuole la barba la deve anche curare, no? Bene, io direi che così come cura della barba e confinatura abbiamo fatto insieme del nostro meglio. Quello che manca adesso è un bel aftershave. Saponificio varesino, mirto di Sardegna. A questo punto, mirto di Sardegna. Questo è in 6 liquido, eh? Che va messo sulla pelle rasata, guance, la barba l'abbiamo curata, eh? Com'è? Beh, una bella rasatura, guarda che bello stacco che c'è, senza irritazione, questo puntino c'era prima, però guardate che bella... Un bello stacco tra barba e pelle. È importante perché poi vedere un collo irritato, non è mai piacevole, perché ti trasmette un grado di sofferenza di quello che sta provando quella persona o che ha provato mentre si radeva, si toglieva la barba. E purtroppo con la barba succede di avere questi episodi di irritazione, proprio perché chi ha la barba non è predisposto a tagliarla tutta, perché comunque ha la barba lunga, e quindi magari insiste in quei punti dove non dovrebbe, proprio sul collo, dove è la parte più delicata, quindi non è facile. E non è facile tenere la barba lunga e confinarla, perché comunque non è assolutamente facile. Io dopo 2 anni, voglio dire, ho trovato un disegno della barba, quindi ho capito che sui lati deve essere più corta, ma l'ho dovuto provare, perché non è così scontato. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Noi ci vedremo mercoledì per una nuova puntata di aggiornamento sul nostro discorso economico, su come si comportano i social, eccetera eccetera, e la puntata che si affaccia a questo mercoledì parlerà proprio dei social, parlerà di
quanto ha la nostra valenza nei confronti del mondo social, eccetera, eccetera. Non perdetevi la puntata. E non mi resta che augurarvi una buona domenica, un buon riposo, relax in questa domenica pomeriggio. Io vi mando un cuore, ragazzi, grazie per la compagnia consueta. Prendo la radiocomando che vado ad accendere. È radio, quindi si accende in radio. Un abbraccio da Mauro e dal canale della Rasatura del Neofita. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia e per la visione. A presto. 3, 2, 1.